Ok ragazzi, benvenuti in un nuovo video e oggi volevo parlarvi del petto, del gran pettorale, qualche riflessione su come far uscire un petto bestiale, ok? Mettiamola così. Voi sapete che generalmente i meccanismi di adattamento ipertrofici sono tre, ossia il danno muscolare, lo stress metabolico, la tensione meccanica. Tutti e tre questi meccanismi intervengono in maniera identica nel far crescere un distretto muscolare, ossia sia sul petto che sul dorso che sulle gambe, questi tre meccanismi hanno la stessa funzione e la stessa potenzialità, mettiamo così. Non ci sono delle evidenze, non credo personalmente che ci siano delle differenze su quel che è una differenza, cioè uno stimolo privilegiato rispetto all'altro. Intervengono in maniera diversa, però tutti e tre portano a un risultato ipertrofico. Ora, la differenza principale però è che da un punto di vista pratico, ossia quando andiamo ad allenarci, su ogni distretto che alleniamo, possiamo andare ad esprimere più o meno e attivare più o meno uno di questi tre meccanismi. Ecco, nel caso del petto, quindi andiamo direttamente nel concreto, il meccanismo che meglio può essere sollecitato è il danno muscolare. Ok? Perché questo? Il danno muscolare viene a essere sollecitato quando c'è un alto carico, quando le ripetizioni, e c'è un alto carico soprattutto in fase eccentrica, quindi un'enfatizzazione della fase eccentrica, e soprattutto quando c'è un forte stretch, quindi allungamento muscolare sotto tensione. Ok, quindi lavoro con alti carichi, do enfasi all'eccentrica e do tanto stretch muscolare. Ecco, sono questi tre aspetti che sul petto lavorano egregiamente. Perché questo? Perché il petto può essere allenato ad alti carichi, diamine se può essere allenato, perché è un distretto relativamente facile da attivare. Quindi nel momento in cui acquistate un buon setting su un esercizio di spinta, che può essere una panca inclinata, una panca alla Smith, delle distensioni con manubri, il petto interverrà e interverrà in maniera massiccia. Ok? Basta avere un buon setting, però è relativamente facile da attivare. Quindi può subire tanta tensione. Ok? Tanto carico. In secondo luogo, logicamente, l'enfatizzazione della fase eccentrica è piuttosto semplice da fare sul petto, soprattutto per esercizi come per esempio la panca alla Smith, in cui stacco dall'alto e scendo lentamente, o pensate semplicemente anche alle dips, in cui io salgo, scendo e se non riesco a risalire semplicemente salgo con i piedi e continuo a scendere. Quindi è molto facile dare un'enfasi eccentrica. E arriviamo infine allo stretch. Ora, se ci pensate, dovete sempre, il mio consiglio è sempre, pensate sempre a come è stato progettato e pensato l'Homo sapiens. La posizione di allungamento del gran pettorale è una posizione che in natura non facciamo, ok? Un allungamento del gran dorsale lo facciamo, perché? Perché siamo arrampicatori, però un allungamento del gran pettorale difficilmente lo faremo in natura, ok? Che cosa vuol dire questo? Che nel momento in cui strecciamo il petto, lo mettiamo in una posizione in cui non è abituato a stare, forse non è neanche pensato per stare, se vogliamo, e quindi esso subisce tantissime microlesioni, ok? E quindi il danno muscolare è super enfatizzato, ok? Quindi per queste ragioni, nel momento in cui all'atto pratico io mi alleno, sul petto è molto semplice causare tanto danno muscolare. È abbastanza semplice causare anche stress metabolico, perché è comunque un distretto facile da attivare, quindi quando lavoriamo ad alte ripetizioni riusciamo a creare un buon pump. Però se non avete una struttura biomeccanicamente favorevole, sarà difficile attivarlo anche ad alte ripetizioni. Nel senso che sentirete un forte intervento dei tricipiti o del deltoide anteriore, che vi porteranno sostanzialmente a rubare lavoro o anche a cedere prima. Riusciamo a enfatizzare anche la tensione meccanica, che è data da un compromesso tra QT e carico, ok? Questo può essere assolutamente enfatizzato. Però il danno muscolare è quello che ha un impatto molto più violento sul petto rispetto a questi altri due meccanismi, ok? Quindi conseguentemente, nel momento in cui volete avere un ottimo sviluppo del petto, il mio consiglio personale è quello di puntare soprattutto sul causare tanto danno muscolare. Che cosa vuol dire? Di dedicare l'80-90% della vostra sessione di allenamento al danno muscolare e un 20% a sollecitare uno stress metabolico, ok? Quindi da un punto di vista pratico come fare? Innanzitutto scegliete e cercate di concentrare il grosso del vostro lavoro su compound, quindi o comunque esercizi che vi permettano di caricare tanto in sicurezza. Logicamente delle croci o lavori affini vi portano a difficoltà di stabilizzazione quando caricate tanto, mentre una panca alla Smith vi permette di caricare tanto essendo ben stabili
molto precisi e quindi vi permette di avere e di creare tanta tensione sul petto. Quindi io personalmente in un allenamento di petto inserisco 3 compound, ok? 3 esercizi, in cui in base al soggetto lavoro su angoli diversi, più o meno favorevoli. Nella maggior parte delle persone l'angolo più favorevole su cui lavorare è quello tra i 15 e i 30 gradi, in cui c'è un miglior line of pull e un miglior coinvolgimento del gran pettorale. Quindi sicuramente un esercizio, un compound lo faccio tra i 15 e i 30 gradi di inclinazione, faccio sicuramente un compound in super incline, quindi mettiamo conto, facciamo l'esempio della Smith, poi potete replicarlo su qualsiasi macchinario, però facciamo l'esempio della Smith, un angolo che può essere di 75 gradi, chest up, quindi inarcando bene il petto, in modo che comunque andiamo a lavorare sia il deltoide anteriore logicamente, sia i fasci claveari, in generale quindi l'upper torso, ok? Il resto lo posso dedicare a un esercizio, magari un terzo compound su un esercizio su declinata, quindi una panca declinata da Smith oppure delle dips, e le dips mi piacciono molto come compound perché è un esercizio sul quale poter progredire molto molto bene, ok? Questo come impostazione. Poi logicamente sono una persona che ha dei fasci esternocostali molto accentuati, allora eviterò un compound come le dips comunque su un piano declinato e lavorerò soprattutto su un piano dai 45 gradi in su, quindi magari un compound tra 15 e 30 gradi, uno su 45 gradi e uno in super incline. Nell'arco delle vostre sessioni di allenamento variate l'ordine, quindi magari iniziate la prima rotazione, la fate su un angolo di lavoro tra i 15 e 30 come primo compound, la seconda rotazione come primo compound utilizzate invece la super incline e quindi date più enfasi e priorità all'upper torso, ok? Quindi variatele. Quindi faccio 3 compound e inserisco poi un esercizio di pump per lo stress metabolico. Ora, normalmente lo inserisco alla fine, perché voglio concentrarmi per creare quanta più tensione possibile, quanto più stress meccanico possibile, e poi alla fine irrorare il muscolo di sangue e di nutrienti per poterlo poi far sviluppare al meglio. Ok? Ogni tanto mi capita di inserirlo o come primo o come secondo esercizio. Ecco, soprattutto come secondo, perché io personalmente lo attivo molto bene il petto. Sul soggetto che lo attiva male possiamo inserire un esercizio di isolamento delle aperture come primo esercizio, per creare subito pump e migliorare la connessione mente-muscolo. Però nel mio caso lo inserisco come secondo ogni tanto, perché ho un primo compound in cui mi spremo tanto. Quindi in questo caso l'ottica è quella di fare quasi un all out, cioè quasi esaurire tutto lo stimolo meccanico possibile su questo primo compound, e in questo caso carico tanto, quindi arrivo a lavorare sul 5RM anche come prima serie allenante. Successivamente faccio un esercizio di apertura, in questo caso lavoro con un carico un po' più pesante. Perché? Perché sì, darò un ottimo stress metabolico, quindi subito creo un pump mostruoso che mi amplifica tutto quello che farò successivamente nel corso della mia sessione di allenamento, perché la connessione sarà molto più alta, il petto sarà sostanzialmente preaffaticato, quindi l'impatto degli meccanismi di adattamento ipertrofici sarà molto più alto, ok? E essendo gli ultimi compound, non essendo il primo compound, non ho inficiato troppo il carico, perché quello l'ho risolto, tra virgolette, nel primo esercizio. Però soprattutto quello che vado a fare in questo caso è sfruttare un esercizio di isolamento in cui vado anche molto in stretch per creare tanto danno muscolare, perché magari faccio delle machine flies con un 6RM o anzi un 8-10RM enfatizzando bene il centro, quindi un carico molto pesante, strizzo bene e scendo lento 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 lento, strizzo bene, scendo lento lento lento, ok? Quindi può essere un'ottima alternativa. Quindi generalmente lavoro su 4 esercizi, su alcuni atleti lavoro su 5, su alcuni atleti su 6, insomma, però come media vi dico quello che sto facendo io attualmente, che faccio ormai da un po' e con cui mi trovo bene. Ora dunque, per quanto riguarda invece il discorso delle serie su ciascun esercizio e del rep range, ora normalmente io sui compound lavoro con 2, massimo 3 serie allenanti per ciascuno, ok? In alcuni casi anche soltanto una, se utilizzo magari un cluster set. La prima serie allenante la faccio di solito tra le 6 e le 8 ripetizioni, ok? Quindi cercando di caricare tanto. In alcuni casi verso la fine la posso fare tra le 8 e le 10 su esercizi in cui caricare tanto può essere un problema, per esempio una chest press in cui è difficile staccare, allora posso lavorare tra le 8 e le 10 ripetizioni, o una chest press che ho svuotato, lavorando sull'8-10RM, sono costretto a farla tra l'8-10RM. Questa come prima serie. La seconda serie di solito faccio un back off, quindi
diminuisco il carico di un 10-20% e inserisco un po' più di intensità. Quindi in genere faccio un cluster set, per esempio faccio strippo di un 10-20% e poi vado a cedimento, recupero 20 secondi e vado di nuovo a cedimento, quindi due failure point, ok? E se è un esercizio che mi piace particolarmente e voglio spenderci un po' più di tempo, faccio una terza serie in cui cambio ancora il rep range, quindi strippo un po' di più e faccio un lavoro più prettamente metabolico. Ok, quindi lavoro anche su sopra il 15 RM, mettiamolo così. Quindi questo è un po' come, come idea di impostazione. Nei lavori metabolici invece, quindi nelle aperture finali o come secondo esercizio, faccio invece di solito tre serie allenanti, in cui il mio unico scopo è quello di creare quanto più pump possibile. Quindi normalmente tre serie allenanti, lavoro su un 12, un 15 RM, qualcosa del genere, e cerco di creare tanto tanto pump. Ogni tanto aumento il carico, ogni tanto lo diminuisco, dipende un po' da che sensazione, però il mio scopo non è quello di avere un log da battere, quanto piuttosto quello di creare pump quanto più possibile. E poi alla fine l'ultima chicca di ogni mia sessione di petto è lo stretch forzato. Lo tolgo soltanto quando devo fare un deload, perché è molto brutale come lavoro, però generalmente lo stretch forzato mi prevede di fare 60 fino anche a 90 secondi in una posizione di stretch che normalmente è quella di quando faccio una panca, quindi la posizione delle distensioni con manubri iniziale, sto in basso e rimango in basso, oppure la posizione delle croci con manubri iniziale, rimango in basso per 60-90 secondi. Cerco di inspirare, strecciare il petto, poi espirare, ammorbidirlo un po', poi di nuovo inspirare e strecciarlo bene. Mi concentro sul setting scapolare, quindi non devo assolutamente perderlo, e è veramente, veramente brutale come tecnica. Quindi niente, questo è tutto, spero di avervi risolto e dato degli spunti interessanti per poter allenare il petto al meglio. Qualsiasi domanda fatela qua sotto nei commenti e sarò ben lieto di rispondervi, e ci vedremo nei prossimi video per affrontare ciascun distretto muscolare e darvi i miei spunti su quel che credo sia essenziale per svilupparli al meglio. Quindi ci vediamo al prossimo video.